Guido Golotti conosce molto bene Alfa Gheme, il tecnico di massa che vanta un passato anche tra le fila dell'Avellino da calciatore, ha avuto modo di allenare l'argentino Grosseto. Con un passato da tecnico anche a Caserta e Benevento, dice la sua sulla crisi dell'argentino. Un giocatore molto umorale, un giocatore che deve sentirsi considerato all'interno di un progetto. Andare d'accordo con Capuano dal punto di vista caratteriale, perché Capuano è un allenatore molto particolare che no, non le manda certo a dire, di conseguenza bisognerebbe vedere quale rapporto c'è. Il giocatore da un punto di vista tecnico, da un punto di vista della qualità per la categoria, è un giocatore importante. Però onestamente se non sta bene con la testa, se non è convinto al 100% della situazione di essere al centro di un progetto, è un giocatore che ne può risentire. Parola al miele per Gabriel Charpentier, giocatore che ha impressionato non poco l'allenatore. Sicuramente può essere determinante perché è un giocatore di grandi qualità, di prospettive, è un giocatore nuovo e di conseguenza io non lo conoscevo perché onestamente non lo conoscevo, per le poche cose che ho visto è un giocatore molto importante. Poi nell'organico, diciamo, nella tipologia di gioco di Capuano è un giocatore determinante. Sull'Avellino e sul cambio tecnico. Quanto riguarda la situazione, mi dispiace soprattutto di Gnoffo perché secondo me una situazione del genere, ma forse fin dall'inizio serviva un allenatore un pochettino più esperto, con tutto il rispetto per Giovanni Gnoffo, però secondo me in questo tipo di situazioni dove c'è una situazione societaria un po' particolare, forse un allenatore un po' più navigato sa gestire un pochettino meglio determinate situazioni. Adesso ha preso un allenatore importante perché Capuano è un allenatore che incide molto sulle sue squadre e non so qual è l'obiettivo quest'anno, sicuramente quello di salvarci, di conseguenza penso che sicuramente Capuano possa raggiungere questo obiettivo. Ugolotti indica anche la sua favorita. Beh, la regina. Sicuramente. La regina su tutte perché ha un organico di prim'ordine, ha una società seria alle spalle, una società che si permette di poter prendere Dennis, un giocatore che secondo me ancora fa la differenza, soprattutto in questi campionati, e penso che sia la squadra da battere. Un ultimo pensiero è rivolto alla sfida di lunedì contro il Potenza, altra sua ex squadra. Ma io mi auguro che l'Avellino possa vincere, anche se il Potenza ultimamente ha sbagliato le ultime due partite, ma è una squadra molto tosta.